ritengo di sì, ma è anche vero, che se non lo sono, e quando non lo sono, certo non te lo vengono a dire. Ecco, io credo che al momento la posizione di Ranieri sia indebolita. Sia indebolita perché non c'è il conforto della società, sia indebolita perché lo spogliatoio in questo momento non vede più il punto di riferimento carismatico per tutti i discorsi che abbiamo fatto prima, e quindi al momento la sua posizione sia indebolita. Là dove prima Ranieri, lo scorso anno, arrivato a Roma, aveva chiaramente in mano la situazione perché la società gliel'aveva affidata questa situazione, certo, nell'immediato dopo Spalletti, e quindi era lui l'unico faro. Oggi lui non è più un faro, o comunque la luce del suo faro si è molto attenuata, si è molto indebolita. Il suo futuro è ugualmente incerto come quello di tutti gli altri, e di conseguenza credo che anche il suo carisma al momento non sia più quello iniziale, nei confronti. Che vuole aggiungere, Dallone? No, io dopo, se mi lasciate 15 secondi, vorrei avere subito l'onore di fare una recensione su questa trasmissione. Benissimo. Sta finendo? Assolutamente sì. E allora è una recensione del prossimo turno. E allora è una recensione, perdonatemi, estremamente negativa, perché primo, si è capito tutto, non vi siete mai accavallati, nessuno ha sbagliato un congiuntivo. Non c'è il contraddittorio. Nessuno ha sbagliato un congiuntivo, non c'è una mano che è partita, una parolaccia, un pugno, niente, ma chi ci vede così? È troppo professionale, dobbiamo creare un po' una... Per esempio, con Giorgio Martino. Io dovevo andare contro Giorgio Martino, dire, ma dici? Tu non capisci niente. No, che però, senti, posso dire una cosa, Pallone, forse tutto, anche un po'. E lo so, ma non guardano. Un po' passato di moda, dai. Non guardano. Allora. La settimana prossima faremo, riscriviamo. Verremo con le divise da football americano. Allora, la classifica della Serie A a questo punto, con la Lazio in testa a 16 punti, Milan e Inter a 14, Napoli a 12. Juventus e Palermo 11 punti, Sampdoria e Chievo a 10, Catania e Brescia 9 punti, Genoa, Cesena, Roma, Bari, Lecce ad 8, Cagliari, Bologna, Udinese 7 punti, Parma 6, chiude la classifica la Fiorentina di Mihajlovic con 5 punti. Il prossimo turno, Fiorentina-Bari, Parma-Roma, Bologna-Juventus, Lazio-Cagliari, Lecce-Brescia, Udinese-Palermo, Chievo-Cesena, Genoa-Catania, Inter-Sampdoria e Napoli-Milan. Che si gioca addirittura lunedì. Esatto, addirittura lunedì. Quindi siamo sparpagliati. Se prima era spezzatino, adesso... Fra sabato e lunedì sera. Ma va detta per forza ogni volta sta classifica? Speriamo che la possiamo dire. Io non ho comprato il giornale apposta. Tra poco la diremo al contrario. Valletta, per forza. Valletta. È informazione questa, che è cronaca. Allora, io ringrazio veramente tutti voi che ci avete seguito pazientemente questa sera, per questa prima qui dal teatro. È una cosa innovativa davvero, ma sicuramente noi speriamo di vostro gradimento davvero, dal Teatro dell'Angelo qui in Roma. Allora, un saluto al direttore artistico. Buonasera. Antonella Vallone, Giorgio Martino, Mauro Macedonio. Buonasera, un saluto ad Axis Sistemi Audiovisivi per il supporto tecnico, e al nostro Massimo Ronchi, responsabile tecnico. È davvero tutto, vi aspettiamo al prossimo venerdì, e buon proseguimento di serata a tutti voi.